Salve a tutti, sono Gamer e bentornati in Moons of Madness. Allora, quest'oggi dobbiamo vedere di far ripartire assolutamente le comunicazioni, perché l'antenna satellitare all'interno della quale vive il nostro collega Declan apparentemente non funziona. Siamo riusciti a sfuggire a malapena a un mostro che si trova all'interno della base, ma i nostri colleghi non sanno effettivamente del pericolo che corrono se torneranno indietro. Pertanto sta a noi cercare di far ripartire la struttura. Inoltre siamo anche finiti in una sorta di dimensione parallela che ci ha teletrasportato nella nostra vecchia cantina d'infanzia, dove nostra madre conduceva delle strane ricerche, e abbiamo scoperto che forse lei non solo era impazzita, ma a quanto pare aveva visioni abbastanza catastrofiche del futuro e di cose che ci stanno accadendo adesso. Ma bando alle ciance, vediamo di non impazzire come lei e cerchiamo di farci aiutare dal nostro caro amico Declan. Inoltre siamo anche in attesa che sul pianeta arrivi una navetta che sta portando i nostri colleghi che ci dovevano sostituire. Anzi, in questo caso direi che ci devono salvare assolutamente, ce ne dobbiamo andare prima che quelle creature create dalla nostra collega russa effettivamente escano dalla base e ci facciano fuori tutti. Declan, sono a casa. Declan, you here? Declan, it's empty? Mi sa che non c'è. Declan, damn it, where are you? A tutto il personale, in seguito a una recente tempesta di sabbia, un malfunzionamento del servomeccanismo ha causato l'interruzione delle comunicazioni in tutto il sito per diverse ore. I server di backup sono stati attivati e fungeranno da rete di comunicazione primaria, sebbene a intensità e portata significativamente ridotte. Ecco perché noi e Declan riuscivamo a comunicare, ma effettivamente il resto del personale invece no. C'è anche un messaggio per noi. Shane, dove sei? Non so se leggerai, ma stiamo tornando alla base. Oh no, questo è un problema. Ti abbiamo aspettato, ma di te nessuna traccia. Sono con Josie e Lucas. Riportiamo indietro il rover. Abbiamo perso i contatti per un secondo. Le coordinate del tuo rover sono scomparse e all'improvviso il satellite è impazzito. Non so se sia colpa di quella tempesta di sabbia o che altro. Non importa. Torna alla base, contattaci in qualsiasi modo. Spero tu legga questo messaggio, Declan. Quindi mentre noi eravamo in quella strana dimensione parallela è passato effettivamente del tempo e loro sono tornati indietro, quindi non sanno ciò che è accaduto. Allora, per adesso l'intera struttura è alimentata, quindi dobbiamo trovare un modo per far... Oddio, cos'è successo qua? Dicevo, per far ripartire il tutto. Oh no. Shit, this is bad. Oh no. I'm sorry, Declan. I didn't know how bad it was. He can't stay alone out here anymore. He needs help. Decisamente. Peraltro c'è anche l'immondizia da tutte le parti. Declan, anche lui, diceva di aver avuto delle strane visioni e parlava di questa strega, che è la stessa donna che abbiamo visto noi, che secondo me è nostra madre. Ah, peraltro mi avete confermato che Marte ha due lune, io non lo sapevo. Quindi quelli cerchi che abbiamo anche noi sulla mano potrebbero essere le due lune di Marte, che mi sembra si chiamano Deimos e Phobos, non vorrei dire una stupidaggine. Se loro si allineeranno in un determinato modo potrebbero secondo me accadere cose brutte, più brutte. Questo credo che sia effettivamente uno dei diari di Declan. Non ve lo sto a leggere tutto, vi lascio effettivamente la possibilità di mettere casomai in pausa il video. Ultimamente non dormo bene, per usare un eufemismo. A volte non riesco a capire se sono sveglio o se sto sognando. Continuo a vedere numeri, i messaggi iniziano ad avere un senso. Sì, effettivamente anche lui stava avendo le peggio allucinazioni. Ok, speriamo che non sia andato troppo fuori di testa. Allora, vediamo di raggiungere l'antenna in qualche modo. Qui non mi pare che ci sia nulla che possiamo prendere. Possiamo rubargli forse la batteria. Ok, allora, torniamo là fuori e troviamo un modo per scalare sta cavolo di torre. Credo che ci sia un ascensore. Peraltro, vi ricordate, Declan continuava a parlare di queste strane costruzioni fatte con le rocce che secondo lui comparivano. Mentre invece, secondo me, era lui ad essere posseduto e le faceva magari durante la notte, durante il sonno. Ah, la batteria la possiamo inserire qua e serve per alimentare quindi l'ascensore con cui possiamo raggiungere la parte superiore della torre. Olè! L'ultima volta gli ascensori si sono bloccati, quindi incrociamo le dita che è meglio. Cos'è sto suono? Che diavolo è sto suono? Wow! Oh mio Dio, era la navetta, mi sa! Eh sì, ragazzo mio, mi sa che era la navetta che doveva venire a salvarci. Oh no. E sono chiaramente morti tutti. Porca di quelli per porca, ma è una gioia. Ok, siamo arrivati probabilmente alla stazioncina di controllo dell'antenna, mi consolo. Scusate una cosa, domanda legittima. Noi abbiamo una navetta per andarcene da sto posto, spero. Se no è un bel problemone, non possiamo rimanere di certo bloccati qua. Ok, speriamo che Declan non lo troviamo tipo morto qui, ma lui ha detto che è tornato indietro, quindi... manca energia alla base, dannazione. Effettivamente serve una cella energetica, vediamo. Oh, che gentili. Presumo che loro staccassero sempre la corrente, dato che alcune strutture rimanevano operative, magari per lungo tempo. Ok. Burning plastic. Definitely a short in the system. Ah, ecco perché avevano spento il tutto, quindi c'è un cortocircuito da qualche parte, quindi dobbiamo stare attenti se no rischiamo di esplodere di brutto. Allora, possiamo scansionare questi moduli per connetterci. Ok, mi ricorda un po' quel giochino che c'era anche sul primo Bioshock per hackerare le macchinette. Allora, questi due devono essere i nodi che non possiamo utilizzare.
quindi dobbiamo praticamente far girare la corrente attorno, tipo così. Ok, credo di aver capito, questo lo giriamo così e questo lo giriamo così. Ok, in teoria primo modulo correttamente attivato, luce verde a posto. Oh, ce n'è più di uno. Speriamo che non sia più difficile del precedente, vediamo un po'. Ok. Ok, presumo che sopra sia l'antenna e probabilmente sotto il computer. Effettivamente ci sono due uscite. Questa va al computer che adesso è spento. L'altra va al terzo terminale che poi alimenta l'antenna. Ok, allora vediamo di alimentare intanto il primo che è meglio che niente. Perfetto, devo solo girare questo e il computer dovrebbe essere partito. Ottimo, vediamo se c'è qualche informazione che ci possa tornare utile. Scene disperso, abbiamo perso ogni contatto con la Cyrano, che è la nave che abbiamo visto appena adesso esplodere. I quadri elettrici sono andati in tilt. Ho recuperato abbastanza energia da poter girare l'antenna verso Josie e ottenere una qualche sorta di segnale. Ma poi si è resettato tutto. Una splendida giornata qui su Marte. Allora, vediamo per la calibrazione cosa serve. La calibrazione deve essere eseguita manualmente tramite il biometro dopo aver ottenuto l'autorizzazione di sicurezza mediante badge identificativo. La qualità generale del segnale deve essere mantenuta sempre al di sopra dell'85%. Una qualità del segnale inferiore può comportare l'interruzione del servizio. Ah, mi sa che si è tornata la tempesta di sabbia. Porca di quelli per porca. Ok, dai, vediamo allora di attivare anche l'ultimo sistema e dovremmo essere praticamente a posto. Oh, ok. Allora, al momento la corrente entra già a 3 e deve uscire a 9. Allora, vediamo se possiamo intanto passare per di qui, ma non per di qua che ce n'è troppa. Con questo siamo a 3, 6, 7. Così siamo a 9. Questo ora lo dobbiamo girare, questo lo dobbiamo disattivare. E poi facciamo così. No, aspetta, aspetta, questo va girato ancora. Ok. Ah, ecco, non era la mia impressione effettivamente. Non si riesce più a vedere nulla là fuori. Allora, utilizziamo il nostro biometro, connettiti e dobbiamo ruotare l'antenna. No, aspetta, da quest'altra parte. Oddio, è pesantissima. Sento proprio il peso dell'antenna. Vediamo di portarla al valore più alto. Non credo vada oltre il 23. E ora la possiamo anche inclinare verso l'alto o verso il basso. Diceva 85%, ci siamo. Probabilmente dobbiamo ruotarla su se stessa di 360 gradi finché non troviamo l'inclinazione corretta. Vediamo un po' se troviamo un parametro migliore. Provo a ruotarla in tutte le direzioni. Prima o poi... Eccolo lì che è salito! Non ho dovuto far niente. Mi sembra buono, provo a usare la radio. Ok, il nostro capo ci sente. Capo, mi sente? Commander Wilcox, where are you? Sì, sono io. Do you copy? There is a creature roaming Trailblazer Alpha. Do not return to base. Repeat, do not. I can't hear you. You're cutting out. We are at base. We need to investigate the Cyrano crash site. No, 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 no. No, il segnale è troppo basso, non ce la facciamo. Porco cane. Niente da fare, la tempesta ha peggiorato troppo il segnale, quindi dobbiamo tornare giù al rover. Com'è qua fuori? Gli esseri della polvere. Oh no. Oh no 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 no, vedi, torna giù molto in fretta. No, oddio, guarda, non si riesce a vedere nulla praticamente. No, verso il basso. No, 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 sto uscendo dal coso. No, 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 no. Oh, oh, porco cane. Porco cane. Oh, 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 cos'erano quei cosi? Ho visto cose brutte. Oh no. Ma sei scemo? Questo farà parecchio male, dobbiamo atterrare assolutamente su quelle casse. Oh no. Ok, cerchiamo di fare un buon salto, vai Declan. Perfetto, perfetto, perfetto. Ah! Mi sono distrutto le gambe! Però sono ancora vivo contro ogni aspettativa. Ok, tannica ad ossigeno 84%. Vediamo di andare giù molto. No, 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 rapidamente. Ok, 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 buoni. Date, buoni che vi picchio a tutti, sti maledetti costumi d'astronauta. Ok, ok, mi sono distrutto le gambe, ma a quanto pare ancora riesco a correre abbastanza velocemente. Oddio, no. No, 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 no. Ehi, 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 Bonnie. Dade, Bonnie, aspetta che mi pare che si potesse passare da questa parte. Oh, non mi stanno seguendo. È venuto giù il ponte. Oh, perfetto, è venuto giù anche il maledettissimo ponte. Oh, buongiorno signore. Buongiorno signore, come non detto, è stato piacere conoscerla. Io purtroppo devo scappare, sa com'è. C'ho i miei colleghi da salvare. Non cadermi addosso. No, 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 molto no. Molto tanto no. Porco cane, lo stanno comparendo da tutte le parti. Dov'è il rover? Dov'è? Dov'è? Oh, no, corruzione, corruzione, corruzione. Aiuto, 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 che succede? No, no, no. Ok, meno male. Sì, ma adesso dove vado? Ah, ok, ci sono altre luci laggiù. Vedo il rover, vedo le lucine del rover laggiù. Dai che ce l'abbiamo così fatta. Veloce, Shane, veloce. Ok. There it is.
Non mi giro neanche. Non mi giro neanche. Com'è possibile che sia arrivato qua? È che non riesci a capire se tutto questo è davvero nella tua testa oppure sta accadendo veramente. Ok, ok, entra. Entra veloce, entra veloce, entra veloce, fottesega. Apriti, apriti. Ok, 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 chiudi, chiudi tantissimo. Chiudi molto velocemente. Chiudi tanto velocemente. Ok, 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 no, non mi cavo neanche il casco altro. Apri e andiamoci di qua molto rapidamente. Speriamo che non possano fermarmi. Ok, li metto sotto tutti, fottesega. Parti, parti. Declan, there is something at the base. It's some kind of alien, a monster. We know. Luca said it had something to do with Volkova's research, so I don't think we can claim credit for discovering aliens. No, li abbiamo creati noi gli alieni. Shane, we got emergencies upon emergencies right now. Ah, ha detto che la Sirano è precipitata dal cielo ed esplota. Non hanno messo i sottotitoli. I didn't want to believe it. I'm with Josie and the Meerkat heading out to the crash site to look for survivors. Lucas volunteered to stay behind at the base. Okay. But it's in really bad shape, man. The mangrove tree, its roots are everywhere. Oh no. Taking over. All right. What can I do? Lucas said he had a pretty good idea what happened and a way to stop it at the source. Find Lucas and help him. He should be in the research lab. I'm glad you're all right, man. Ah, non mi dispiacerebbe, mi piace essere un essere vivente. Lucas ha lavorato con la Volkova e pertanto dovrebbe sapere come porvi rimedio. Credevo onestamente che fosse un... che lavorasse con lei, perché ogni volta che lo contattavamo faceva il misterioso. Tesoro, sono a casa. Oh, porco cane. Ok. Oh mio Dio. Lucas. Of course no response. Oddio, guarda che roba. No! Mi hanno bloccato la porta? Non possiamo più tornare fuori. No, stammi lottare con quel tentacolo, maledetto. Ok, ci sono schifi letteralmente dovunque. Allora, diamo un'occhiata intanto in infermeria. Guarda che roba! Il posto è davvero completamente distrutto. Allora, un computer almeno è acceso, mi consolo. Vediamo se possiamo raccogliere qualche informazione. Lucas was definitely here. He analyzed a sample of the roots. La situazione è peggiore del previsto. Ovviamente, non appena notato il fatto, ho tentato di recuperare i miei appunti e creare un antidoto. Inna deve aver previsto la mia ingerenza, perché non appena raggiunta la porta, un sistema di radici impenetrabile e una sorta di polpo carnoso hanno bloccato l'accesso. Era come se la pianta avesse avvertito la mia presenza. Sono riuscito a malapena a sfuggirle, tuttavia ho trovato un piccolo campione di tessuto rimasto su una scarpa dopo averla strappata dalle liane. L'analizzatore ha individuato un antidoto temporaneo che ho iniziato immediatamente a produrre. Avevo ammonito la dottoressa Volkova contro incidenti simili. La sua ambizione senza i freni della morale è diventata la sua rovina. L'infinito potenziale del patogeno Z le ha annebbiato la ragione, e in quell'inquietudine mentale lo spirito appassionato che una volta la colmava si è fatto carne, invadendo la base come un caos contorto di radici di mangrovie e di marcio. Ok, allora abbiamo effettivamente dei campioni, vediamo un po'. It's the recipe for a plant poison. Well, if Lucas thought it would do something to the tree, I should do the same. I need to find and mix different vials at the centrifuge. In effetti ci sono dei campioni che possiamo raccogliere. Spero che abbiano l'etichetta. Sì, ma non mi dà troppe informazioni. Datemi meno dei nomi. Come faccio a sapere come comporre il tutto? Ok, intanto raccogliamoli. Perfetto. C'era un piccolo schema e questa credo che sia la centrifuga. Vediamo un po'. In effetti sì. E se faccio così, questa è la ricetta. E a destra abbiamo effettivamente la miscela, che dipenderà da quali campioni inseriremo nei vari buchini. Ok, dammi mezzo secondo, ciccio. Vediamo di raccogliere tutto e poi capire effettivamente come sintetizzare sto cavolo di antidoto. Guarda che schifo. Quello deve essere il campione. Che schifo. Dicevo, quello deve essere il campione che Lucas aveva attaccato alle scarpe. Guarda che roba, si è conquistata l'intera base sto schifo. E ha detto peraltro che le piante sembrano avere anche una natura aggressiva. Questo potrebbe essere perfetto per inoculare eventualmente il siero, o su noi stessi se necessario, qualora rimanessero contagiati, o eventualmente sulle varie piante. Allora, non mi pare di vedere nessun altro campioncino, quindi vediamo di tirar fuori il piccolo chimico che è in me, anzi il piccolo Heisenberg che è in me. Allora, possiamo collocare le varie fiale. Ah, ognuna di loro, come potete vedere, riempie determinati spazi. Da quello che vedo dobbiamo avere uno spazio rosso in alto a destra e uno spazio, credo, vuoto in basso a destra. Quindi io devo capire come mettere le fiale, madonna, ne abbiamo tantissime, in modo tale che riempiano quindi i 5 spazi a sinistra. Peraltro una delle caselle è rossa, presumo che per farla rossa dovremmo mettere 2 volte il composto. Quindi ora possiamo mettere questo qui, qui, ok. Ora mi serve che vada uno sotto
e un altro di lato. Allora, se ricordo bene le centrifughe, dovete anche fare in modo che siano più o meno bilanciate. A me sembra uguale, ok, allora vediamo di miscelare il tutto. E dovrebbe essere a posto. Abbiamo creato intanto il composto impuro, perché quello puro non ho modo di farlo al momento. That did it. Ha funzionato, incredibile, The Long Gamer piccolo chimico. E lo possiamo inserire all'interno della nostra pistola. Yay! A little hope. Lucas is AWOL, but he was working on a poison. I've got the compound to test out. Not much but scorched metals and detritus out here. I'd start cataloging, but we're not salvaging. No! Exploding flower. Sì, stiamo davvero molto attenti. Quindi vuol dire che al sito di collisione della Cyrano devono essere praticamente tutti morti. Vuol dire era praticamente esploso in aria. Allora, di là non possiamo andare. Però Lucas aveva detto che c'era una specie di cosa, eccola qui, che bloccava effettivamente il suo passaggio. Quindi ora lo possiamo iniettare. Sì, ma stagli lontano, che sei con cose brutte. E... che schifo. Ok, è andata meglio del previsto. Oh, cos'era quello? È Lucas? Lucas is dead. Lucas is fucking dead. He's completely covered in that black fluid. It's everywhere. Oddio! It's on the walls, on the floor. It's like it knew. Hey, breathe, Shane. You're not gonna die. Nobody else is gonna die. Non dirlo. We just have to keep going. I feel like I'm gonna be sick. Sì, anch'io. I can't deal with this. Porca di quelli per porca. L'aveva detto effettivamente che le piante erano diventate aggressive. Cos'erano quelle creature che sono sparite? No, ma povero. Cioè, è morto non male di più. Peraltro in mano aveva ancora l'iniettore. Penso abbia provato a salvarsi, ma la pianta deve averlo trafitto da dietro, uccidendolo sul colpo. Aspetta, aspetta. Oh, il computer funziona e c'è un ulteriore campione che ci mancava. Final gift. I hope it was worth it. Oh, perfetto, questo probabilmente è quello che ci serve per creare il vaccino, quello puro. Dottoressa Volkova, uno degli esemplari ibridi da cui ho staccato una talea è particolarmente pericoloso. Quando fiorisce sprigiona una nube tossica, sono quelli che abbiamo incontrato prima. Inizialmente pensavo che fossero spore di qualche genere, ma a parte un residuo mucoso con la composizione chimica della saliva, la nube si disperde in fretta. L'analisi dei gas mostra livelli elevati di tetradossina, bla 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 bla. Ho allegato un semplice script per il biometro creato per contrastare gli effetti negativi. Mi sono permesso di togliere provvisoriamente quelle piante dalla ruota idroponica. Oh, la dottoressa stava facendo veramente delle brutte ricerche. Lucas and Ina both knew this could happen. Sì, in effetti sì. Il riflesso del fiore scatta in prossimità di un altro organismo. Alternativamente può essere indotto preventivamente da un impulso sonico ad alta frequenza per dare a gas il tempo di disperdersi prima di avvicinarsi. Oh, meraviglioso. That's amazing. Now I can find a way into the greenhouse. Perfetto, funziona anche molto bene. Sì, ma Poretto è morto davvero tanto male. Ok, ora che abbiamo questo impulso comunque dovremmo essere un attimino più sicuro. Lucas, mi raccomando, non dormire troppo sul lavoro. Ma sta aumentando il tentacolo, mi sembrava più corto prima. Facciamo che esco, che è cosa buona e giusta, eh. Ok, questa volta la ricetta è molto differente. Il viola presumo voglia dire che quella casella doveva essere riempita 3 volte. E c'è la classica rossa in alto a sinistra. E che io con il mio daltonismo, quella specie di azzurrino credo che sia, e il grigino di dove non va messo le cose, quando sono costretto a guardarlo dallo schermino per capire cosa sto facendo, praticamente santo daltonismo, non lo vedo. Allora, di sicuro dobbiamo mettere questa fialetta che mi accende quelle 3 caselline. Ancora una volta devo fare in modo che siano disposte in maniera corretta. Aspetta che ce n'era un'altra furbina. Questa che mi sembra effettivamente perfetta. Così ha fatto diventare la parte sopra rossa e anche quella sotto. Ora se giriamo dall'altra parte. Ok, credo di averlo fatto correttamente. Solo che questa volta ho usato 3 fialette al posto di 4. Salvo intoppi, sono bilanciate. Ok, dovremmo aver ottenuto la tossina pura in questo caso. Mamma mia, la biochimica è molto difficile come settore. E io spero che funzioni. Ok, mi ha sbloccato un achievement. I'm going into the greenhouse. Though I'm not sure what to do from there. Dump the poison in the water reclaimer? The reclaimer would... No, you're on the right track. I need to hit it at the source. If I can get to the water filtration system, okay. The whole system is poison. It could work. Ok, è una buona idea effettivamente. Ma che macello, abbiamo fatto praticamente il giro. E da qui ci dovremmo arrivare. Devo solo stare attento a quei cavolo di fiori. Aspetta, questi mi sbarrano la strada. Questa è l'uscita dal laboratorio. E vai, ok. Corri avanti. Mio Dio, questa è molto più seria dell'altra. Dimmi che funziona. Ah, che schifo. Beh, di là si entrava effettivamente nella serra. Come potete vedere i tentacoli sono arrivati da lì. E quindi non possiamo passare. Che vuol dire che dobbiamo usare ancora una volta l'uscita esterna. Vabbè, non è un gran problema. Dov'è il casco? Ah. Declan, there's no helmet in this airlock. E io come esco? The way to the greenhouse is from the outside. Okay, what about the other airlocks? They're completely overgrown.
2 seconds, door opening. Approximately 15. Oh no, mi fa uscire senza casco. No. Shit, I know what you're thinking. No. I can't. Your earplugs will prevent your drums from rupturing. Exhale completely. You'll have to sprint. It's only minus 19 Celsius, so no risk of frostbite. It's theoretically possible. Teoricamente? The worst idea ever. Sì, ma è la mia vita che rischio qua. Ma sei scemo nel cervello? Ma torno indietro a prendere il casco dalla... Ah, no, mi hanno bloccato il passaggio. Sono fregato. Dannazione. Perfetto, quindi adesso devo pure farmi una bella passeggiata su Marte senza nemmeno la mia tuta a proteggermi. Cosa potrebbe mai andare storto? Ma soprattutto appena entreremo nella serra sicuramente ci troveremo gli unicorni e gli arcobaleni ad attenderci, sicuramente nessun mostro. Buono dai, direi che per questo episodio allora è tutto, la trama si sta infittendo, la gente sta schiattando come in ogni buon horror. Quindi lasciate un bel mi piace della serie, candela a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!